Ciao a tutti, io sono Zach e oggi vorrei mostrarvi l'ultima creazione di casa Dreammaker. Il modello in questione è il PPX2, amplificatore monocanale che Marco di Dreammaker ha costruito per Phil Palmer. Amplificatori Dreammaker ormai da qualche anno, e quello che adoro di questa nuova testata è che, pur mantenendo un'interfaccia molto semplice, è estremamente versatile. A parer mio, uno dei punti di forza di questo amplificatore è il controllo power. Infatti, tramite la tecnologia Power Scaling, la potenza dell'amplificatore può essere ridotta in maniera progressiva da 30 W fino a 0 W. Questo ci offre il grande vantaggio di poter ottenere la saturazione delle valvole finali a qualsiasi volume di utilizzo. Vi faccio qualche esempio pratico. Con un settaggio di power medio-alto e il livello del gain contenuto, avremo a disposizione l'headroom necessaria per un perfetto pulito. Viceversa, riducendo la potenza e spingendo il gain, otterremo un vintage crunch del tutto naturale e dinamico ad un volume sempre gestibile. Per chi non lo sapesse, la saturazione delle valvole finali è la forma più pura di distorsione che possiamo ottenere da un amplificatore a valvole. Infatti, come avrete sentito, ci permette di gestire tutte le sfumature che abbiamo da pulito a distorto con il semplice controllo della dinamica esecutiva e con il volume della chitarra. Come mi ha spiegato Marco, al contrario di quello che succede con molti amplificatori vintage, il circuito di questa testata è stato studiato affinché i controlli lavorino in maniera ideale, ovvero che facciano esattamente quello che c'è scritto senza andare a compromettere altri parametri. Questo è uno dei motivi per cui questo amplificatore può essere utilizzato indifferentemente per suoni puliti e suoni distorti. Da notare anche che il circuito dell'amplificatore non utilizza filtri di preequalizzazione interna. Questo ci permette di avere un reale controllo sul voicing dell'amplificatore, sia utilizzando single coil che humbucker. Thank you.
Un altro elemento che rende il PPX2 estremamente versatile è la presenza di due switch per il controllo della risposta in frequenze del finale. Abbiamo quindi il high cut, che trovo molto utile per addolcire le alte dei single coil. E poi abbiamo low cut, che può aiutarci a mantenere le basse sotto controllo, ad esempio quando utilizziamo il pick up al manico. Trovo infine che questo amplificatore lavori alla perfezione con la mia pedaliera, sia utilizzando il pulito come base per i miei pedali, che sommando la distorsione delle valvole con gli effetti che ho in pedaliera. PPX2 è un amplificatore perfetto praticamente per tutti gli utilizzi, dai grandi palchi allo studio di registrazione, ma anche e soprattutto per tutte quelle situazioni in cui è necessario mantenere un volume ridotto senza che ne risenta il suono.